Ciao, mi chiamo Carlo. In questo video studieremo come utilizzare il pollice nella tecnica del thumb dello slap. Nell'esercizio 2 del metodo Easy Slap le note sono molto semplici. Mi, re, quindi devo cambiare corda, andare mi a vuoto, prima corda di mi chiaramente. Il re, tasto 5, corda di la, due volte. Mi, re. La, mi, scusate, mi e mi, cioè basso, mi alto, tasto 7, corda di la, di nuovo mi a vuoto e di nuovo tasto 7, corda di la. Per far questo, il pollice, quando si sposta di corda, non deve cambiare l'angolazione, ma tutta la mano deve scivolare giù e mantenere la stessa angolazione. Quando vado a suonare re, se non stoppo il mi a vuoto, avrò questo effetto brutto, perché il mi a vuoto continua a vibrare e si va a mangiare le frequenze del re che suono, non permettendomi di sentirlo bene. Quindi, cosa devo fare? Quando vado giù con la mano, il mio palmo, questa parte, va a stoppare la corda di mi e vado a colpire la corda di la. Stoppa, suona, stoppa, suona, stoppa, suona, stoppa, suona. Questa cosa qua si può fare con una pausetta o comunque poi in velocità diventa automatico. Vediamo anche una variazione su questo in cui suono e faccio un emmeron sulle note re e mi. Quindi suona solo col pollice il mi a vuoto. 1, 2. Qua posso concentrarmi più sul palmo per stoppare la mia corda di mi. Quindi suono, mentre stoppo vado a fare l'emmer dall'altra. Poi risuono. Questo ti farà aumentare la pulizia di suono. Ora andiamo a mettere più note sul mi a vuoto, 4, sempre re acuto e mi acuto, quindi corda di la, tasti 5 e 7. Questo è solo ritmicamente un po' più difficile. I consigli sono come nell'altro, quindi fare attenzione. 3 qua. Quando vai su, stoppa con il palmo. Un consiglio che ti do quando colpisci, anche se non hai ancora le note strappate, quando colpisci con il pollice, cerca di tenere la mano già un po' chiusa e se riesci, quando scendi giù, infilala già nelle corde o comunque deve stare lì in zona. Perché quando andiamo a inserirle, se io ho la mano aperta, poi ci metterò del tempo e devo ricominciare lo studio da zero. In questo esercizio mettiamo uno strappato all'interno delle corde. Allora, partiamo con mi a vuoto e andiamo a prendere in emmer il sol. 1, 2, il 3 è una ghost note sul sol e il 4 uno strappato sulla sua ipotetica ottava al tasto 5 della corda di re, comunque sulla corda di re. 1, 2, 3, 4. Poi facciamo la stessa cosa spostando la mano. 1, 2 sul la, 3, 4, 2 sul si e ritorniamo sul la. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questo ti permetterà di andare molto veloce perché utilizzi delle tecniche diverse. Di thumb alla fine ne facciamo soltanto due, di cui una è una nota morta. Thumb, hammer, thumb, ghost e poi un'altra ghost. Quindi andarlo a incastrare. E 4. Tre, quattro.
Grazie per aver visto questo video. Gli esercizi che abbiamo fatto sono contenuti nelle prime pagine del mio ebook Easy Slap. Qui sotto ti metterò in descrizione i link per poter andare a vedere delle altre pagine, degli altri video in cui ne parlo, degli altri esercizi di cui faccio vedere come suonarli. Se ti va, metti un like al video, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!